Ciao, sono Luca e in questo video, come sempre, ti fornirò una prospettiva diversa rispetto al solito, non migliore, non peggiore, diversa. Di fatto è una prospettiva nella quale io mi ritrovo, un paradigma, chiamalo come vuoi, per quanto riguarda la forma fisica, e diciamo tutte queste dinamiche, se vogliamo chiamarle così, vanno a influenzare la mia forma fisica stessa, che quindi non dipende interamente al 100% da dinamiche prettamente razionali, come mangio, come m'alleno, ma in realtà a un livello un po' più sottile e profondo, ma incredibilmente potente, dipende da dinamiche un po' più sottili e molto molto importanti. Di fatto tutto questo poi rientra nell'ambito dell'allenamento energetico, che è una videoguida che io ho creato, presente sul mio sito, che riguarda un po' quello che io ho imparato nel fare il mio percorso per appunto andare un po' oltre alcuni limiti interiori molto spesso presenti dentro di noi. L'unico limite in realtà è sempre dentro di noi. Nel mio caso questo limite, poi adesso useremo una metafora per spiegare un po' meglio il concetto, rappresenta anche un limite che va a bloccare un po' la forma fisica nella zona addominale in particolar modo. Se vogliamo usare un po' una metafora, il corpo può essere visto un po' come l'alveo del fiume e l'acqua che lo attraversa è l'energia che attraversa i nostri chakra. Fin tanto che questi chakra sono ben aperti e l'acqua fluisce libera, quindi l'energia, metafore sono interscambiabili, non hai alcun problema, quindi di fatto la tua forma fisica dipenderà al 100% da genetica, alimentazione e allenamento, stile di vita in generale. Se invece sono presenti a livello profondo, sottile, del quale non sei consapevole, alcuni blocchi, di fatto potrebbe essere che la tua forma fisica, anche se mangi al meglio, se alleni al meglio e quant'altro, possa eventualmente risentire di questi blocchi. E la forma fisica è un po' il pelo dell'acqua, quindi se sotto l'acqua scorre, le correnti fluiscono liberamente, problemi zero; se c'è un blocco l'acqua ristagna. Quindi l'obiettivo è permettere a questa energia di fluire liberamente. Di fatto, semplificando, queste dighe, se vogliamo usare questa metafora, si creano nel corso del tempo come meccanismi di difesa. L'obiettivo quindi è andare oltre queste dighe. Se e a volte magari senti queste cose a un livello un po' più sottile, sicuramente ti ritrovi in quanto dico. L'obiettivo, ovviamente semplificando perché dovrei parlare per 5 ore, però se uno è interessato poi lo rimando alla mia videoguida, l'obiettivo di fatto è, punto numero uno, come sempre, migliorare la connessione mente-muscolo e in generale migliorare un po' la connessione con il mio corpo, connettermi un po' al mio respiro e sentire, mentre mi alleno a autoconsapevolezza 1.0 e al di fuori 2.0, cosa mi comunica il mio corpo. Noi siamo sempre o quasi disconnessi dal corpo, a differenza di un bambino o di un animale, perché viviamo un po' in base alla mente. Molto spesso il corpo ci comunica alcune cose, ma lo ignoriamo perché siamo cresciuti in questa modalità, e quindi ovviamente il corpo viene visto come un appendice, un sacco di carne attaccato alla mente, leggermente in maniera riduttiva rispetto alla saggezza, come spiegato in altri video, che il corpo ha da comunicarci. Quindi, punto numero uno, migliorare un po' la connessione mente-muscolo, e guarda caso mi renderò conto che quando mi alleno a casa in palestra posso veramente migliorarla, perché molto spesso non sento al meglio i muscoli. Sempre, non molto spesso, la mente vaga altrove. Quindi nel corso del tempo, che sia mentre mi alleno, ripeto, 1.0 o al di fuori, migliorare questa mia connessione con il corpo, tramite la respirazione, tramite l'allenamento con i pesi, tramite lo yoga, la meditazione, non mi interessa il come, come sempre non conta quello che fai, conta quello che senti. L'obiettivo è trovare un tuo modo, anche la musica può essere un ottimo strumento, per migliorare un po' la tua connessione con te stesso, con il tuo corpo. Dopodiché, una volta che hai reinserito la spina nel corpo, se questa metafora rende l'idea, l'obiettivo è allenare questa tua capacità di sentire ogni giorno. È una capacità che abbiamo perso nel corso del tempo, perché ancora una volta ci siamo rifugiati nella mente e quindi abbiamo perso un po' il contatto con la nostra saggezza primordiale, oserei dire, del corpo, che ha tantissimo da comunicarci in ogni istante, e quindi ci siamo un po' persi in questa personalità che ci siamo costruiti, identificandoci con essa. L'obiettivo, al di là di paroloni difficili e teorie complesse, semplicemente è allenare questa mia capacità di sentire. Come? Ancora una volta, come dicevo prima, non conta il come. Puoi farlo con lo yoga, con la meditazione, con la musica, con la palestra, con i pesi, con qualsiasi disciplina ti permetta piano piano nel corso del tempo di inserire la spina nel corpo, mantenerla per il maggior tempo possibile, quindi anche al di fuori 30 minuti di meditazione, se li fai, e piano piano allenare questa tua capacità di sentire, in modo tale che piano piano diventi sempre più bravo a sentire quello che il corpo ti comunica. Già mentre ti alleni questo ti risulta essere molto utile per migliorare l'efficacia, perché senti al meglio i muscoli. Dopodiché vai sempre più a fondo per sentire, al di là anche della sensazione muscolare, quello che il corpo ti comunica, ripeto, mentre ti alleni e anche al di fuori, e quindi accedere a questa saggezza, che è un po' come aprire una cassaforte, scegli tu la metafora, per avere veramente tantissimo in termini di feedback, in termini di sensazioni, in termini di comunicazioni, per pian piano un po' recuperare il contatto magari con alcune parti di te
dalle quali hai perso il contatto nel corso del tempo, e quindi fare un salto di qualità pazzesco. Quindi la pratica poi dopo la scopri facendolo, perché ci potrebbe anche andare più nello specifico, però poi dopo magari si perde un po' il focus e si va un po' troppo nel difficile. Di fatto, semplificando, anche per essere il più pragmatici possibile, evitando di parlare di cose un po' troppo eteree, l'obiettivo è quello. Se di base comunque conviene, ci cioè converrebbe comunque per tutti, anche se uno non sente particolari comunicazioni, anzi in quel caso potrebbe essere magari che non le sente perché è talmente disconnesso dal corpo che non c'è proprio comunicazione rispetto a quello che uno sente. Quindi di base, se sei un minimo aperto, e ripeto, comunque nel peggiore dei casi ti permette sicuramente di migliorare le tue sensazioni muscolari, conviene assolutamente migliorare questa connessione con il corpo, perché noi, io me ne rendo conto facendo il mio percorso interiore, che per l'appunto ho condiviso nella videoguida dell'allenamento energetico, ci perdiamo l'infinito. Noi viviamo in modalità mentale che è molto limitata, e anch'io mi trovo molto spesso a parlare velocemente e quant'altro, però si perde una saggezza incredibile che il corpo ci mette a disposizione in ogni momento presente. Se solo riusciamo ad accedervi, possiamo fare grandi salti di qualità, che sia anche solo in palestra mentre mi alleno per sentire come rispondono i muscoli, oppure ancora meglio, oltre che in palestra, anche al di fuori, perché durante la giornata il corpo mi comunica un po' come la spia sul cruscotto se devo fare il pieno, se le gomme sono sgonfie e quant'altro. La spia sul cruscotto la prendiamo sempre in considerazione, il corpo purtroppo no. Quindi trova un tuo modo. Sul mio sito /meditazione ci sono alcuni esercizi che puoi mettere in pratica. Ancora una volta, non conta quello che fai, conta quello che senti. Trovare un tuo modo per connetterti alla tuo sentire. E quindi, se piano piano, immagina se questa metafora può essere di aiuto, mettere la spia nel corpo e sentire quello che arriva senza controllo, senza giudizio, senza voler capire, senza voler etichettare, cioè di fatto senza fare quello che la mente vorrebbe fare. E scoprirai che più sei in modalità corpo, come se fosse un selettore, più la mente si quieta, ma non perché la controlli oppure controlli i tuoi pensieri, cose che non è possibile fare, un po' come controllare il fumo, semplicemente perché vai a spegnere l'incendio. Quindi più sei in modalità corpo, un po' come se il selettore, ripeto, si spostasse, più la mente si quieta. Più sei in modalità mentale, nel pensiero, più il corpo, diciamo, è spento e non lo ascolti. Quindi persino in palestra troppo spesso la mente continua a parlare, tanto più, ripeto, che ti rendi conto che sei veramente disconnesso. Quindi può essere utile fare questo esercizio. Chiamalo allenamento energetico, chiamalo come vuoi, non mi interessa le etichette, mi interessa come sempre la panoramica. Inserisci la spina nel corpo, trovi il tuo modo di allenare questa tua capacità di sentire, ripeto, che sia con gli esercizi che trovi sul mio sito /meditazione piuttosto che, e sicuramente piano piano potrai fare grandi salti di qualità, accedere a una diversa consapevolezza e percezione della realtà, che può sembrare fantascienza ma in realtà è molto pragmatico. Dopodiché, ripeto, sta a te avere la curiosità di volerlo fare per fare un salto di qualità. Quindi ti rimando un po' al mio paradigma di fitness dell'autoconsapevolezza, ti rimando alla mia videoguida allenamento energetico sul mio sito, ti rimando agli esercizi di meditazione, quindi lucagresendipersonaltrainer.com/meditazione per avere alcuni esercizi. Dopodiché fammi sapere, perché io negli ultimi 4 anni ci sto modificando la mia forma fisica con queste cose, quindi sono cose per me molto più pragmatiche ed efficaci del contare i macros oppure fare 2 serie di piegamenti in più. Quindi per me questo è scontato, ma non perché sono l'asceta sulla montagna, ma perché per me la mia forma fisica dipende da queste dinamiche. Se la mia energia, il mio fiume non scorre libero, sento tensione nella zona addominale e ovviamente non posso avere addominali scolpiti, e non dipende dal, ripeto, mangiare, oh mio Dio, sgarrato 2 grammi in più di questo o di quello. Per me dipende da queste dinamiche. Se il mio fiume scorre libero, il resto perde l'importanza e te ne accorgerai. Quindi se hai voglia, prova e fammi sapere. Come sempre, infine, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come funziona il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare, qui trovi gli altri esercizi. Ti invito a iscriverti al mio canale.